Salve, l'argomento della difesa abitativa, difesa domestica, come qualcuno la vuole chiamare, e come l'ho chiamata anche io più volte, scritto pure come titolo nei video, difesa domestica. Domestica per intendere il focolare domestico, qualche cosa più di familiare, ecco, come già ho detto, io ho specificato. È una difesa che taluni criticano perché noi che la consigliamo e che la mettiamo in risalto siamo degli amplificatori di questa difesa, di questa realtà, che poi in effetti, secondo loro, non è così tragica, perché c'è la polizia, ci sono i sistemi ormai elettronici. Passivi, la difesa passiva a parte le inferriate, ci sta pure chi c'è il cane, poi ci sono addirittura i video collegati con, cioè le telecamere che trasmettono il video che registrano collegato con chi vuole, con le centrali operative private. Pertanto, anche se di notte uno sta dormendo, con un segnale si attivano tecnologicamente questi sensori e mandano un segnale luminoso oppure acustico a queste centrali, vedono l'indirizzo, vedono cosa sta succedendo, che ci sono degli intrusi che stanno entrando, cioè delle persone che stanno entrando, e semmai avvisano anche il proprietario che sta dormendo. Nel frattempo mandano una, chiamiamola volante, una volante privata, oppure chiamano pure la volante della polizia o la gazzella dei carabinieri e si scongiura la tentativo di furto o di rapina, come nelle banche, insomma. Per cui queste molte persone che vedono anche i miei video mi mandano mi puntualizzano delle loro opinioni, le sottolineano su una certa esagerazione. È un po' come accadde con la legge Salvini che voleva nel 2020, non so se vi ricordate, nel 2019, cioè, che presentò la proposta di legge per aumentare i giaulo fino a 16, portando il discorso della difesa domestica, abitativa, e ci fu una reazione della sinistra, chiaramente, come al solito, sempre della sinistra, che diciamo, si oppose, mettendo in risalto un'esagerazione e allestì proprio delle varie, diciamo, delle varie comitive di sinistroidi che in giro per l'Italia andavano intervistando persone per sapere che ne pensavano della difesa, se effettivamente c'era questa necessità di difendersi. Cioè, ogni volta che la destra fa poi una legge, la sinistra sulla difesa, parlo della difesa, le altre leggi non mi interessa niente, subito la sinistra attacca perché secondo loro pensare alla difesa, che poi la difesa è per tutti, sia di sinistra che di destra che di centro, no? Di qualsiasi religione, qualsiasi estrazione sociale. La difesa, perché non è detto che uno si deve difendere solo perché c'è i soldi, anche per qualsiasi situazione sociale si può difendere anche perché ha avuto una lite e qualcuno lo va a minacciare a casa sua, entra per una finestra per punirlo. Anzi, molte volte si hanno proprio in queste fasce sociali basse, le necessità di difendersi. E dicevo, difendersi dalle aggressioni, e dicevo, devono mettere in risalto l'esagerazione. Messo in risalto l'esagerazione, la legge Fini fu. La legge no, Fini, la legge. Chiedo scusa. La legge Salvini, dico sempre Fini. La legge Salvini fu bocciata. E siamo rimasti a 7,5 già. Boh, sul fatto di 7,5 già è tutto un altro tema da aprire, perché posso essere anche d'accordo per i piccoli calibri 4,5 che penetrano, ma non per le pistole RAM calibro 43, calibro 50 che possono essere anche portati a 20-25 joule, perché cominciano a penetrare se sono palle di piombo, di pesante, oltre i 30 joule. Quindi sui 16 joule si potevano portare benissimo. Comunque restiamo adesso in questo tema. La difesa abitativa. Ma la difesa abitativa alla fine è solo per chi vuole venire il ladro di gallina, oppure il ladro di gallina che si improvvisa rapinatore.
o aggressore perché scoperto si lancia a picchiarci. No, la difesa abitativa non è solo questo. E ritornando al discorso che ho fatto 2 secondi fa sulla persona anche di fasce poco abbienti, dove la difesa è per tutti, non è solo un'esclusione è una esclusiva, chiedo scusa, non è solo un'esclusiva delle persone abbienti. Chi va a rubare, sì, c'ha la casa con i mobili, con i quadri, però la violenza può avvenire anche, come ho detto, per una vendetta, no? Con una persona di uno strato sociale abbastanza, diciamo, non molto alto, e si va non per rubare, ma si va per rappresaglia, per picchiarlo. Ebbene, quindi non è solo la difesa abitativa, difendersi dentro casa per la ragione che vengono a rubare, ma per tante altre ragioni, come un'aggressione dovuta a una lite, dovuta a una vendetta. Ed è giusto che chi non ha armi da fuoco si debba difendere con le armi, come ho detto io, non convenzionali, quindi con le armi di libera vendita. Siano le RAM, siano le pistole per paintball e via dicendo. Chiusa questa parentesi, ne apro un'altra. Ma la vera difesa, a questo punto, visto che in casa si ha il cane, in casa si è attenti più di prima, si chiudono le porte, le finestre, insomma, sistemi anche di difesa passivi, inferriati o sistemi elettronici. La difesa, poi, è quella più importante che si può prospettare per strada, in seguito, non all'improvviso, cioè all'improvviso viene, ma dico, ma non secondo, diciamo, una gita, perché lì capita più che altro una rissa, di capitare in una rissa in un bar, una precedenza automobilistica che non viene gradita, e qui bisogna essere, la vera difesa è essere, stare attenti con il carattere. Se dovesse scappare anche un vaffa così e quel tizio si ferma ed è un tipo muscoloso, non c'è nessuna vergogna a dire: senti, scusami, mi è scappato, ma non volevo affatto offenderti, mi è scappato così di istinto, come capita, può scappare a te, che scapita a tutti, ti chiedo scusa, ma non è, poi se lui aggredisce, e vabbè, poi si vede, ma non bisogna ancora, diciamo, fomentare ancora di più, gettare, diciamo, benzina sul fuoco, soffiare sul fuoco e fare poi i guappi, perché poi finisce male. Allora, tolto queste, e questa è la vera difesa poi da attuare, tolto queste frangenti, queste circostanze, la difesa è contro innanzitutto le bestie aggressive. Quindi bisogna portare un'arma, un mezzo difensivo, per difendersi innanzitutto da bestie aggressive. Quando si va per una strada a piedi, chiaramente, non in macchina, quando si va per una strada isolata, capita, pure per un piccolo tratto, quando si fa footing, e questo l'ho detto già altre volte, quando si va a fare un'escursione, si vanno a raccogliere i funghi in montagna o le castagne a novembre. In circostanze simili è giusto portarsi un'arma. E che cosa? Ho detto anche si può portare anche un coltello, però il coltello serve per tagliare, diciamo, legne, per tagliare funi, e poi è a contatto. Bisogna portare qualche cosa da lancio. Quindi una fionda l'ho sempre consigliato, lo spray al peperoncino contro ad hoc, che è molto più, a 40 millilitri, quindi è molto più che concentrato, ce n'è in più rispetto ai 20 millilitri, ce n'è 40, che si può spruzzare solo agli animali, non alle persone, secondo una legge, perché se no una prolungata esposizione e aerosol, spruzzo, può creare delle infiammazioni alla cornea e, secondo alcuni, anche una certa opacità poi della cornea, vabbè, non voglio entrare nella clinica oculistica, però per legge una grossa quantità, massimo 20 millilitri, sono permessi, però per i cani e altri animali anche 40, e il contradoc. Allora, questo oppure quello per le persone, da 20 millilitri comunque a 800.000 o 2 milioni di scoville, di piccantezze, e
E quello bisogna portarle poi anche il permesso. In più si può portare in escursione un bastone per potersi appoggiare, per poter cercare pure se ci sta qualche viperella tra l'erba, no, per scostare l'erba, quindi non è che non è permesso. Non sono permesse, anche la fionda non sarebbe permessa, ma si può pure portare. Oh, la scacciacane si può portare. E io invece la scacciacane avevo invece consigliato di portare una pistola Softair con il sistema della 209 che si inserisce, oppure dei bossoli innescati, in modo che il primo colpo fa anche da deterrente con l'esplosione. Poi, perché stesso il panino lo percuote e lo fa esplodere. Poi, dopo che aver sparato, si può rimettere un altro bossolo e fare un altro boom. Bene, questa che avete visto nell'ultimo video eroga, come ho detto, 0,94 joule con i pallini 0,25 PPC e 1,26 joule, 1,50 con i 0,9 di acciaio. Ed è scritto qui sopra che, come già ho fatto vedere, un joule. Quindi, a seconda se si mette l'appannino di acciaio, non tutte, però alcune possono superare anche il joule, e ho fatto vedere che impatto ha nei confronti di una fionda con lo stesso pallino tirato, che ha tirato lo stesso pallino su una teglia, più o meno ha un effetto di spostamento di momentum simile. Anche se uno è un giallo e due, uno è 3, l'altro è 1,8, 1,9, 2. Poi abbiamo anche questa pistola della KVG, questa beretta, che sarebbe una Taurus veramente, che mi ha dato ACE2, tutti ACE2 perché a gas non erogano troppa potenza, quindi consiglio sempre l'ACE2. A gas per collezione sono ottime, sono più realistiche, cioè si avvicinano più alla realtà come il caricatore, e si sembra più, perché qua si vede che non è realistico, invece quello a gas è più realistico, però come potenza meglio quello a CO2. E allora questa qui con palla di acciaio, con palla da 0,25 è arrivata a 1 joule, esatto, ma con palla d'acciaio è arrivata a 1,4 joule. E questa qui della invece Militarpolis, come ho detto, è arrivata a 1,2,5. Quindi un joule e mezzo in più rispetto a questo. Come vedete, anche se sono vendute a un joule, con palline più pesanti come queste palline di acciaio che vi ho fatto vedere, palline di acciaio che sono da 0,9 grammi, quasi un grammo, possiamo arrivare a erogare un joule e 3, un joule e 4, un joule e 6. Queste qua, che si usano per fionda. IS Tactical. 1000 Steel BBS, questo qua, eccoli qua, è così piccolo, da 6 mm, eccoli qua. Ora, la fionda, come ho detto, non è legale, anche la Softair non è legale, al limite si potrebbe portare col tappo rosso, a parte i 3 cm di volata, pittate, ma lasciate stare che nessuno poi le vende così, ma almeno quei bossoli innescati che fuoriescono con 1 cm, 1,5 cm, possono essere anche per fare mantenere, possono essere avvolti da nastro rosso in modo che fungono da punto rosso. Non sono legali, ma rispetto alle air gun, alle pistole che per acquistarle occorre una denuncia, un riempire un foglio di acquisto, queste sono libera vendita lo stesso, ma non occorre nessun foglio d'acquisto. Quindi nessuno sa che uno le ha acquistate, a meno che uno va su un sito e sa l'acquirente, ma sono pistole che si possono anche regalare e non c'è bisogno di fare il passaggio di proprietà come le airgun. Sono massimo di un joule, anche se erogano, come ho detto, più di un joule, alcune a seconda, come ho specificato con i proiettili di acciaio, e sono pistole che se si trasportano, come le airgun, diciamo che fanno chiudere più un occhio, anche le airgun si possono trasportare. Però le soft air danno meno impressione alla gente che vi viene a, diciamo, a perquisire in macchina, che viene a osservare nel portabagagli. Conviene portarle quindi, come dico io, nel portabagagli. Parliamo delle soft air, non delle airgun, perché poi per trasportare, perché poi per portare sono illegali tutte e due, però una cosa che vi trovano con una airgun, che poi tra l'altro penetra pure, ho sempre detto che per tirare e difendersi da un'aggressione è meglio tirare pallini che non penetrano, e quindi bene a un giallo, un giallo e mezzo, due, le 6 mm,
delle soft air e non 3 o 4 joule delle air gun a 4,5 che perdono di più, e possono sollevare più obiezioni e verbalizzare e andare davanti al giudice. Con la soft air è un po' più difficile, dovesse andare davanti al giudice è più facile scagionare la propria responsabilità, che sarebbe quello di aver portato un'arma fuori di casa, che è una soft air, non è un'arma depotenziata, ma è uno strumento sportivo diciamo, non invalidante, cioè non oggetto per invalidare. Quindi non è pericoloso per quanto riguarda l'incolumità fisica, come invece sono le airgun, specialmente se tirate a breve distanza al collo e via dicendo, in regione pericordiale, dove il cuore e via dicendo, che possono provocare anche delle penetrazioni, specialmente se sono dei pallini tipo i Blue Arrow, che ungheresi, quelli con punta di metallo. Ritornando a queste soft air di un joule 3, un joule 4 con le palline di acciaio, tirate a un animale, in rapida successione 3 o 4, non lo uccidono assolutamente, ma anche una persona non lo uccidono, ma lo mettono in fuga, specialmente poi se si spara pure associato al rumore del sistema dello stratagemma che vi ho spiegato di mettere un apparecchio 209 che viene esploso dal primo colpo che si esplode, che colpisce l'innesco e fa esplodere e fa boom, lo fa mettere paura. Poi se ne può mettere anche un altro successivi se si portano a portata di mano, se si portano in tasca. Serve quindi per un animale innanzitutto. Però può servire anche per un'aggressione, qualcuno che troviamo che ci vuole aggredire, tenendo sempre lo spray al capsicum, sparando con questa pistola vicino al livello della testa, a 3 o 4 metri, possiamo benissimo bloccarlo. Ovviamente io consiglio, quando si va in macchina, di portare la pistola scarica, senza bomboletta. E quindi è un trasporto. Nel momento in cui si ferma la macchina e bisogna percorrere un tratto a piedi, o di una strada a rischio, o di giorno, o di notte, si carica la bomboletta, si carica, si attiva, si carica quindi il caricatore con la bomboletta, si attiva, sì. Dopodiché che si è attivato, non si sta la bomboletta, si spara per vedere se funziona, perché molte volte nella fretta, al momento, non può sfiatare la bomboletta, o se avvita troppo forte, o un difetto della bomboletta, sfiata, e a parte che uno ne porta una di riserva, due in tasca, ma non c'è tempo poi di cambiarla. Oh. Allora bisogna attivarla e riempire tutto il caricatore con le palline, semmai uno o due in meno per non creare inceppamenti, ma si può mai sapere. E si tiene attivata, si spara per vedere poi se effettivamente è attivata. E si tiene o nella borsetta, se è un'infermiera ad esempio che deve prendere la fermata dell'autobus e può incontrare dei neri aggressivi che vogliono violentare e disturbare, e si tiene a portata di mano. Non dico questa che è pesante, anche questa, ma una Makarov che è più leggera, una Militar Police che è ancora più leggera, è più piccolina e meno ingombrante. E si aspetta la fermata dell'autobus con la pistola pronta e con lo spray al peperoncino al capsicum. Ci siamo? Già attivata chiaramente la pistola. Già attivata. Ora è questo: sia l'infermiera o sia l'impiegata che deve prendere o si ritira a casa, e prima di ritirarsi nell'ufficio attiva la bomboletta della pistola e se la mette nella borsetta e va a prendere il treno alla stazione, dove può. Durante la strada, durante la sosta, se la stazione è diciamo isolata e in quel momento non ci sono persone, può essere oggetto di un'aggressione. E quindi a portata di mano, bomboletta e pistola attivata. Dopodiché torna a casa e toglie la bomboletta e ha sprecato la bomboletta. Ma che volete che sia, 1 euro, ma pure 2 euro, che volete che sia? Ogni volta che uno ha questo rischio, la deve attivare la bomboletta e poi dopo la disattiva e la scarica e pone la pistola nella custodia a casa. Quindi si può trasportare, se uno deve già uscire da casa a piedi ed è a rischio, come già vi ho detto, non voglio ripetere, l'attiva. Se invece non sa se poi scende o non scende a piedi, comunque se la porta nella macchina, se sa che
può capitare che deve farsi dei passi a piedi o di giorno o di notte in una zona a rischio. Se invece sa che non deve fare né escursioni né passi a piedi e via dicendo, non se la porta proprio. Io addirittura, se so che vado in montagna, mi porta addirittura l'arco compound da 55 libbre con frecce vere e con frecce, cioè con punte di metallo ma non da caccia, di alluminio e con frecce di gomma nella custodia sua, e un trasporto. Poi, al momento che sto lì, dovesse stare la macchina in panne. Certo, non è che cammino in escursione con l'arco a tracolla, no, perché poi se mi trovano, atteggiamento di caccia, e poi è ingombrante l'arco, quindi anche se è di 1 metro, desto allarme, provoco allarme in qualche persona che mi può andare poi a denunciare, mi può mandare col telefonino dei carabinieri. Sapete, ho visto un tizio lì, incontrato tizio e cai, eccetera, che si aggira con l'arco, fa caccia di frode, mi arrivano i guardiacaccia. No, la fionda sì che non si vede, la pistola sì, ma non in vista che non si vede, ma l'arco no. Però l'arco lo tengo nel portabagagli, che se dovessi restare in panne su una montagna, su una zona isolata, lo tolgo dallo struccio, lo tengo sempre nel portabagaglio, se mi è il portabagaglio bello, un po' pure aperto, e aspetto telefono i soccorsi. Nel frattempo, dovesse arrivare un animale o qualche bipede o qualche gruppo di persone, cioè, lo afferro per farmelo vedere che sono armato. Vabbè, questo per dire, non mi porto la soft air, però consiglio la soft air più della pistola air gun, che ripeto, il porto un domani può essere, se si viene colti o perché si è usata per difendersi, perché poi fin quando un'infermiera aspetta l'auto, oppure un tizio scende dalla macchina dopo che l'ha trasportato in macchina, poi l'attiva e fa 2 o 3 passi a piedi in una strada più o meno isolata, e chi vuoi che ti venga a controllare? Mica si va davanti alla discoteca o si va in un ristorante dove c'è una rissa o un bar e da scemi, no. Oh. Però se si dovesse usare o per un cane o per qualche cosa e si sentono degli spari e vengono dei testimoni, poi uno dice e dichiara che ha usato una soft air e non un air gun, perché con l'air gun si ha da passare più guai. Spero di essere stato esplicito, di essere stato esaustivo, di essere stato preciso, e vi saluto al prossimo video.